12 marzo 1909, 12 marzo 2016, cosa è cambiato da allora a oggi e che emozioni prova ogni anno che viene qui a Palermo? Una grandissima emozione, sono commemorazioni e sono attività in generale che concorrono al buon nome della città e della sua immagine, a conferma, come sempre io dico, che sono sempre pochi malavitosi che offuscano l'immagine della stragrande maggioranza dei cittadini, che gente onesta e laboriosa. Quindi questa commemorazione e questi eventi imperniati intorno alla figura di Petrosino e di tanti martiri di mafia contribuiscono certamente non solo, ed è la cosa più importante, ad esaltare i valori di legalità e di giustizia, ma innestano una profonda sensibilizzazione nelle coscienze, sicuramente protesa a disegnare ai giovani un mondo migliore. Ci parla della Casa Museo? La Casa Museo, il museo di Gioia Petrosino nasce 30 anni fa, nell'86 in Certosa. Poi mia madre un bel giorno, dopo una quindicina d'anni, diceva con me: figlio mio, se questi pensano un domani di portare la mostra di zio Giuseppe a casa nostra, mi raccomando, non ti pigliare niente, non fare contratti di fitto, metticelo gratuitamente a disposizione. E così, per sua volontà, lei è morta nel 97. Il 98, l'anno successivo, io e mio padre, unici eredi, poi mio padre morì nel 2008, mettemmo gratuitamente, facendo questa lettera ufficiale al comune. Da qui il trasferimento nella casa natale, con una duplice finalità: dare prima di tutto a Petrosino la sua sede naturale e poi differenziare il flusso turistico nel centro storico. Da allora al 4 maggio 2015 non c'è stata mai chiusura. Noi siamo aperti anche a Natale, Capodanno e Pasqua. Poi siamo stati attenzionati dal Parlamento europeo, il quale ha dato al Comune di Padova un contributo notevole per la sua ristrutturazione, parliamo di 4 piani e 16 stanze con accessori, e quindi insieme alla ristrutturazione, il 9 aprile prossimo, sabato 9 aprile alle 10, inauguriamo due musei, quello esistente piano terra e primo piano, così come era nato, quindi il passaggio di zio Gio quando di transito passa per Palermo, eccetera, e ai due piani sottostanti già sono stato battezzato la galleria virtuale della mafia e dell'antimafia. Sono due musei in uno ed è qualcosa di unico sul territorio nazionale. Mi dicono addirittura che il museo virtuale sull'antimafia sia addirittura unico nell'ambito europeo. Quindi con l'occasione io invito alla visita, e con la visita la mia disponibilità a rendere doverosamente, come atto dovuto, la mia testimonianza. Okay.